non sapevo di dover fare il presentatore, scusate, metti la mano. Abbiamo una... devo camuffarmi. Abbiamo una testimonianza vera che viene da lì. Leggo, leggo. Leggo un uomo di borsa. Mi presento, ho circa 50 anni, sono trader di borsa da sempre. Ho iniziato questo lavoro sul finire degli anni 80, gli anni degli yuppies di Wall Street. L'obiettivo principale del mio lavoro, fare soldi e farli nel minor tempo possibile. I soldi si fanno sui movimenti a breve durata, al rialzo o al ribasso, utilizzando i derivati, strumenti perfettamente legali che consentono di moltiplicare per 1000, per 100.000, per 1 milione, forse più, una scommessa. I derivati oggi sono l'emblema del livello raggiunto dalla finanza. I derivati sono oggi in grado di condizionare le scelte di aziende, governi, paesi. Tutti devono confrontarsi con l'azione dei signori dei future e la finanza bellezza. La costante di questa crisi è che il conto a carico delle banche è stato fatto pagare alla grande massa dei cittadini, il parco buoi appunto. PIGS, la parola magica, eccola. Un acronimo che sta per Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. E il sud di Europa, appunto, dove gli stati sono caratterizzati da un elevato indebitamento. Attaccare questi stati è risultato un gioco da ragazzi. E grazie ai derivati sempre, allo spread, una parolina nuova che abbiamo imparato a conoscere, sempre più alto, siamo riusciti a far capitolare uno dopo l'altro tutti questi paesi con guadagni da sogno. Ora il treno del mercato è ripartito, le banche si sono nuovamente salvate, il conto l'hanno pagato i cittadini, in particolare i più deboli. Ma questa è la storia con la S maiuscola, mica quella di tutti i giorni. E noi siamo pronti per cercare un nuovo obiettivo per fare soldi. State certi che continuerete a sentir parlare di noi, come dice Cattelan là dietro. Grazie.